Dobbiamo smettere di costruire periferie. Ormai le nostre città sono piene di questi luoghi dove il centro non è più centro e la campagna non è ancora campagna. Invece di continuare ad espanderli così, dobbiamo intensificare i nostri centri urbani, fecondando e fertilizzando le periferie. Ovunque ci sono grandi buchi neri da recuperare e trasformare, in modo che questi sobborghi diventino luoghi di civiltà e non solo posti dove si va a dormire. Le periferie sono il posto in cui i problemi che si dibattono sul piano nazionale sono reali. La disoccupazione, le tensioni tra le diverse comunità religiose, la lontananza dalle istituzioni, anche europee. Ma proprio perché sono posti difficili, sono posti vivi. La lotta per risolvere queste difficoltà genera anche molta energia creativa, tanto più che moltissimi creativi decidono poi di trasferirsi in quelle zone per seguirne il battito. Manca poco alla cena. Brillano i rari autobus del quartiere, con grappoli d'operai agli sportelli. E gruppi di militari vanno, senza fretta, verso il monte, che cela in mezzo a sterri, fradici e mucchi secchi di immondizia nell'ombra, rintanate zoccolette che aspettano irose sopra la sporcizia afrodisiaca. E non lontano, tra casette abusive ai margini del monte o in mezzo a palazzi quasi a mondi, dei ragazzi leggeri come stracci giocano alla brezza non più fredda, primaverile, ardenti di sventatezza giovanile, la romanesca loro sera di maggio. Scuri adolescenti fischiano per i marciapiedi nella festa vespertina e scrosciano le saracinesche dei garage di schianto gioiosamente. Se il buio ha resa serena la sera, e in mezzo ai platani di Piazza Testaccio, il vento che cade in tremiti di bufera è ben dolce, benché, radendo i capellacci e i tufi del macello, vi si imbeva di sangue marcio e per ogni dove agiti rifiuti e odore di miseria. È un brusio la vita, e questi, persi in essa, la perdono serenamente. Se il cuore ne hanno pieno, a godersi, eccoli, miseri, la sera, e potente in essi, inermi per essi, il mito rinasce. Ma io, con il cuore cosciente di chi soltanto nella storia ha vita, potrò mai più con pura passione operare se so che la nostra storia è finita. Nessuno detti la vostra agenda, tranne i poveri, gli ultimi, i sofferenti. Non ingrossate le fila di quanti corrono a raccontare quella parte di realtà che è già illuminata dai riflettori del mondo. Partite dalle periferie, consapevoli che non sono la fine, ma l'inizio delle città. Grazie, pace bene a tutti, grazie Giovanni, grazie anche per questi stimoli introduttivi che davvero già, come dire, meritano sosta e risonanza. Parto proprio da quest'ultimo passaggio di Papa Francesco, mi sembra parecchio prezioso, proprio perché ecco, se si inverte la prospettiva, ciò che è ultimo diventa primo, il punto di partenza, allora possiamo davvero pensarci all'interno di un processo che vede la periferia al centro. Questo un po' è lo slogan iniziale di 9 anni fa, quando abbiamo iniziato a sbracciarci per ascoltare il territorio di Lanisini. Ma prima ancora vorrei a riguardo citarvi il cardinale Pappalardo, il quale un giorno ebbe a dire: il riscatto di Palermo
partirà se si recupera, se ritrova la dignità e il luogo che è da Nisini. Cioè, il cardinale Pappalardo aveva colto come l'ultimo luogo marginalizzato della città, quello più, insomma, invisibile, qualora fosse stato riscattato, ecco che allora a quel punto si poteva dire che Palermo stava recuperando la sua identità, la sua bellezza. E credo che questo è proprio un criterio evangelico, ripartire dagli ultimi, perché la dignità degli ultimi dice che tutti abbiamo dignità e quindi tutti siamo umani, quindi in un certo qual modo è proprio il criterio che ci permette anche di muoverci, di vedere, riconoscere, ma anche essere prossimi, essere prossimi. Bene, proverò a raccontare questo processo, un processo che è in atto, quindi chiaramente le letture nel corso d'opera sono sempre delle letture relative, perché siamo immersi, non stiamo guardando dall'alto, dopo, a posteriori, ma stiamo, come dire, cercando di leggere, perché questo è altrettanto importante, leggere in corso d'opera, quindi leggere e quindi alle volte anche rettificare, verificare se il percorso in atto, se quello che stiamo condividendo è funzionale e risponde davvero ai bisogni, ai desideri, al bene, ecco, del nostro territorio e della gente che lo abita. E vorrei partire proprio da un'immagine che ci è stata regalata dai bambini la scorsa settimana. Non so se Giovanni è passato, abbiamo avuto un festival circense in fattoria, nella fattoria comunitaria di cui poi vi parlerò, e dove un gruppo di circensi che venivano da Milano, un gruppo che si occupa di teatro sociale, 4x4, hanno allestito un laboratorio durante la residenza di artista da noi a Danisini, preparando uno spettacolo, e questo spettacolo vedeva la partecipazione di quanti stavano lì, le famiglie che man mano afferivano in fattoria, ma anche dei bambini i quali attraverso il laboratorio avevano concluso, insomma, avevano realizzato quella che sarebbe stata poi l'ultima scena dello spettacolo, e dove c'erano questi quadri e disegni che si ispiravano appunto alle narrazioni delle città invisibili di Italo Calvino. E i bambini rappresentavano col disegno e quindi con un titolo quella che sarebbe stata la loro città desiderata, immaginata, la città del sogno. E una bambina, Sofia, ebbe a scrivere una settimana fa, prima ha disegnato la città, e quindi il titolo: Una città normale. Una città normale. Credo che la provocazione, lo sguardo dei bambini ci permette anche di dare senso, prospettiva, lettura a quello che sta accadendo, che stiamo cercando, insomma, di promuovere e vivere. Una città normale perché l'obiettivo è quello di un processo di umanizzazione. Prima si diceva proprio della periferia, insomma, questa è un'etichetta che comunque esprime un sintomo urbano di un disagio perché, come ci ricordava appunto Papa Francesco, la nostra società, la nostra cultura produce scarto, scarto umano, scarto abitativo, scarto territoriale. Poi comprendiamo bene come i luoghi parlano delle persone e viceversa. Quindi questo disagio che viene in un certo qual modo prodotto, voluto, è funzionale a reggere un sistema. Bene, su questo che noi ci siamo confrontati a partire da 9 anni fa. Per una bambina come Sofia, la normalità è un sogno, un desiderio, un qualcosa che non vede tutti i giorni, ma è qualcosa per un desiderio per il quale vuole spendersi insieme agli altri bambini. E quando siamo arrivati a Danisini, allora giusto per contestualizzare, Danisini è per noi un'oasi paesaggistica, comunque è un contesto, un rione nel cuore della città di Palermo, 800 metri dal Palazzo Reale, quindi dalla sede del governo regionale, quindi un luogo che apparentemente è al centro, ma di fatto è ai margini. Ai margini perché per ragioni storiche e anche di ubicazione, perché si trova
in un'area di depressione, siamo sul letto del fiume Papireto, quindi c'è una depressione geofisica, quindi non è permesso il transito degli autoveicoli, ma soltanto il transito pedonale. E poi non c'è presente nessuna attività commerciale, quindi è rimasta ai margini, esclusa sia dal transito che dal mercato, dall'economia. Quindi negli ultimi 50 anni ha subito un processo di graduale esclusione sociale che è stato aggravato, ecco, iniziamo proprio a scendere nel concreto, da una scellerata decisione politica nel 2007, quando è stato chiuso l'unico presidio sociale pubblico, oltre alla parrocchia, che era l'asilo materno, quindi il polo materno-infanzia, cioè il polo che vedeva la primissima infanzia a 0-3 anni insieme al consultorio familiare, quindi un luogo di cura dei piccoli, ma anche delle mamme, quindi nella funzione genitoriale di accudimento, di prevenzione. Pensate l'importanza di un luogo simile. E come procura resilienza e come al contrario chiudere un presidio di questa importanza ha costituito pian piano lasciare regredire il territorio, il quartiere in un degrado sempre più grave perché l'abbandono di un presidio pubblico ha fatto sì che tutto il quartiere diventasse in un certo qual modo presidio alla mercé di chiunque, quindi nell'arco di pochi giorni lì può nascere una nuova abitazione, una nuova casa sul suolo pubblico. Quindi si è creata negli anni una zona franca, una zona dove in un certo qual modo si radicava il disinteresse, l'invisibilità da parte della pubblica amministrazione e direi, tra parentesi, questo poteva anche fare comodo perché una zona franca permette di risolvere molti problemi. Pensate l'emergenza abitativa. Quando hai delle persone che continuamente chiedono, vanno in palazzo comunale a chiedere insomma la dignità di un tetto e non trovano risposta, e quindi magari in modo precario sicuramente riescono a costruirsi ora attraverso il ripristino di un magazzino, una piccola abitazione, un tetto, ecco, dove poter entrare insieme alla famiglia, questo diventa un problema risolto, tra virgolette, per l'amministrazione, però diventa ecco il sintomo di un disagio, diventa un disagio che non è soltanto della fascia di popolazione più povera, è un disagio di una politica, è il disagio di una società che non pensa a tutti, come dire, non tutti si è considerati con gli stessi diritti, percepiti come degni dello stesso riconoscimento. Bene, e quindi cosa è successo? 9 anni fa, quando io sono arrivato come parroco in questa comunità, che è una parrocchia, sì, la parrocchia Sant'Agnese, ma è una comunità territoriale, quindi significa che la parrocchia da sempre ha risposto ai bisogni emergenziali, bisogni insomma di ogni tipo della gente, proprio perché, ripeto, è l'unico luogo, contesto, spazio di riferimento. Quindi ci siamo interrogati dicendo, bene, qua la gente è schiacciata su un piano emergenziale, e questa è la prima riflessione che desidero condividere, su un piano emergenziale che schiaccia continuamente su un continuo presente, quindi sul bisogno immediato di rispondere alla sopravvivenza, no? Ora la bombola, ora le derrate alimentari, i farmaci, la necessità di potersi mantenere in vita. E questo piano emergenziale però notavamo che impediva visione, perché quando siamo schiacciati nell'immanenza, nel eterno presente, è come se perdessimo la qualità di visuale del futuro, cioè perdessimo la visione prospettica, cioè non vediamo oltre l'immediato. E questo chiaramente non poteva essere imputato o caricato alla gente che ci circondava, perché ci rendevamo conto che chi sta in uno stato di continua emergenza non ha la possibilità, lo spazio emotivo, oltre che di pensiero, le forze fisiche di pensare oltre, perché c'è l'urgenza dei piccoli che se non hanno il latte rischiano, insomma, piangono tutta la notte e così via. Quindi bisogna che ci sia un sostegno comunitario, un supporto nella riflessione che permette sì al piano emergenziale, al bisogno immediato, alla domanda
di trovare una risposta, perché altrimenti sarebbe svalutata attraverso delle facili teorizzazioni. Ma al contempo bisogna sostenere l'ascolto affinché la gente possa dare voce ai bisogni profondi. E lì inizia questo processo, un processo sì di rigenerazione urbana, ma prima di tutto di rigenerazione urbana, cioè umana, di restituzione di dignità, restituzione di volto, perché è facile, come dire, scotomizzare e mettere da parte un'intera area della città dicendo non esiste perché era stata rimossa dall'immaginario collettivo, l'esistenza di Danisini. Per il 98% dei palermitani era totalmente invisibile, cioè nessuno sapeva più l'esistenza di questo rione storico delle radici arabe. E quindi quando dicevo sono arrivato a Danisini 9 anni fa, dicevano: ma dove si trova? In quale parte della Sicilia? Quindi anche persone che stavano a 1 chilometro, 2 chilometri di distanza. Quindi bisognava restituire volto, dignità. E al contempo permettere di riscoprire oltre le apparenze. Allora, questo è un ulteriore elemento, andare oltre le apparenze, perché lo stigma sociale, in un certo qual modo, fa credere alla città che quel luogo non esiste, oppure per chi, a motivo, insomma, anche della cronaca giornalistica, apprendeva dell'esistenza dei Nisini, lo conosceva secondo una nomea e quindi faceva paura e quindi bisognava stare distanti da questo luogo. Questo faceva sì che la gente venisse esclusa, marginalizzata e la gente si considerava diversa. Quindi i processi di esclusione sono pian piano dei processi che generano sempre una sorta di reciprocità. Tu mi escludi perché mi pensi diverso e inizio a pensarmi altro da te. E quindi questo processo di netta demarcazione, perché sappiamo come i muri oggi si possono creare sia fisicamente ma anche attraverso, insomma, delle politiche sociali ben precise, ma di questo poi parleremo. E allora, questo faceva sì che la cultura del luogo diventasse una cultura altra, una cultura di precarietà, una cultura che in un certo qual modo, attraverso un'aria franca, non vedeva più la linea di confine tra legalità e meno. Siamo nel territorio del mandamento di Porta Nuova, quindi pensate, e pensate anche come il sistema mafioso ha il suo potere attraverso il consenso e attraverso la capillarità, cioè l'assenza di uno Stato, l'assenza di un presidio, l'assenza di un interesse diventava invece presenza, interesse, esserci da parte del protettore di turno, chiamiamolo in questo modo, il quale offriva insomma degli espedienti insomma per riuscire a tirare a campare, cioè di avere il necessario per la famiglia. Quindi sono dei processi implosivi che poi diventano criminogeni, certo, ma parliamo di gente povera, quindi pensiamo insomma a manovalanza per chi invece insomma ha un pensiero davvero criminogeno e che strumentalizza la povertà e quindi anche un certo tipo di politica. Però ecco, quello che ribadisco è andare oltre l'invisibile significa prima di tutto passare noi da una consuetudine, da un pensiero che in un certo qual modo risponde a quel dettame omologante dicendo in effetti sì, siamo diversi, siamo poveri, non abbiamo speranza, e invece bisognava guardare oltre. Pensate che quando appunto 8 anni fa al Palazzo dei Normanni si stava definendo l'itinerario UNESCO della città di Palermo, abbiamo dovuto insistere perché Danisini non la vedevano come il naturale camminamento arabo che porta dal Palazzo dei Normanni al Palazzo dell'Emiro, al Palazzo della Zisa. E, come dire, era la naturale via, difatti ci sono tutti i segni di questo transito, la scala araba che ora abbiamo recuperato. Bene, non la vedevano perché c'era questa cultura che comunque attraverso questo rinforzo sociale diceva no, quello è un luogo che non esiste da scartare. Bene, bisognava dare una buona dose di fiducia, anche questo è un aspetto fondamentale, perché la marginalizzazione genera sfiducia, genera frammentazione, solitudine. Dare fiducia a un territorio. Bene, abbiamo iniziato un po'
come dire, in modo al di fuori degli schemi, in modo anche simbolico, perché anche la capacità simbolica ci permette di vedere oltre il pensiero povero, la capacità simbolica, a realizzare proprio nel cuore della piazza, in quel giardino che è attiguo al polo materno-infanzia, a questo presidio abbandonato, abbiamo realizzato un biostagno. Quindi là abbiamo piantumato i papiri per recuperare la radice araba del luogo, e quindi abbiamo permesso alle acque del fiume Papireto, che ancora scorrono chiaramente in modo esiguo, però scorrono sotto la piazza delle Sini, di affiorare e quindi essere rese visibili attraverso quel biostagno. Un modo per provocare, per dire, la risorsa che è stata sotterrata, ciò che non si vede ma che scorre nell'animo umano, la passionalità, ma scorre anche nel luogo, nel contesto che abitiamo, viene fuori e diventa luogo di memoria, di recupero di radice storica, ma anche di futuro, di gioco, di aggregazione. Abbiamo iniziato a organizzare là delle conversazioni attorno al lago, quindi conversazioni con tè, si prendeva il tè, quindi si narrava una storia e si discuteva con le persone del luogo, ma pian piano abbiamo iniziato anche a far sì che la città potesse afferire, tornare a frequentare Dani Signi. Quindi quello era il primissimo segno simbolico, un biostagno, le acque, da qui nascerà poi il logo di Dani Signi, questa goccia col sorriso, il sorriso dei bambini e l'acqua, fonte di vita. Bene, da quel presidio simbolico abbiamo, da quel contesto accanto all'asilo nido, abbiamo rilanciato, ecco, questo sguardo che andava oltre le apparenze. Un passaggio importante è stato quello di attivarci per iniziare a riqualificare dei beni privati che sono stati riqualificati, sì, ma restituiti alla comunità. Quindi, in un certo qual modo, da bene privato sono diventati beni comuni. E questo è l'altro aspetto di un processo di rigenerazione, l'altro aspetto che contrasta il processo antagonista, che è un processo di individualismo. Proprio della nostra società, proprio anche di una gravissima frammentazione che abbiamo nel terzo settore, quindi anche della rottura del patto educativo tra scuola e territorio. Su questo ci ritornerò perché è appunto un tema ulteriormente importante. Una frammentazione dove sicuramente la criminalità organizzata trova terreno favorevole, perché più le persone sono isolate, più sono facilmente manipolabile o comunque preda di chi del prepotente di turno che vuole insomma prevalere. Quindi un processo che ha cercato pian piano di restituire ai luoghi la capacità di aggregazione. Dei privati ci hanno dato in comunità, in comodato d'uso, un terreno abbandonato che era sul retro della nostra chiesa, un ettaro di terreno, pensate, e siamo scesi lì, abbiamo iniziato ad ascoltare i bisogni della gente. Che ci facciamo con questo terreno? Dapprima ci dicevano, bene, iniziamo a piantare gli alberi, abbiamo creato un giardino biblico, ecco, per dare senso alle cose, cioè abbiamo piantato degli alberi che evocassero la narrazione biblica e quindi evangelica, e attraverso la natura recuperare anche i valori del Vangelo, i valori della scrittura, per dire principalmente ciascuno ha la dignità perché figlio del Padre, cioè ciascuno ha una sua unicità, una sua bellezza che deve esprimere. E a quel punto sono arrivati tanti, e questo è l'ascolto del territorio, chiedevano di poter vivere un servizio in fattoria, poi sarà chiamata appunto fattoria, quale misura alternativa alla detenzione. Quindi ci siamo resi conto che quella frattura, che era determinata anche non soltanto dal reato, ma poi dalla mancata rieducazione che spesso accade nelle nostre carceri, cioè un isolamento, esclusione dal mondo sociale, e che poi fa sì che le persone si reinseriscono dopo gli anni di detenzione senza una ulteriore competenza, anzi essendo ulteriormente regrediti. Qua c'è una nota polemica e ora vi giuro il perché, ahimè. E quindi abbiamo iniziato a
accogliere persone per la messa alla prova, per la misura alternativa, qualcuno è arrivato in stato di semi libertà, quindi svolgeva la sua attività, il suo servizio di volontariato in fattoria, ora prendendosi cura degli animali perché sono iniziati ad arrivare degli animali e quindi coltivando il giardino e poi tornando a dormire in carcere. E apro subito la parentesi e vi spiego il perché, insomma, commento il perché di quella che sembra una nota polemica. Difatti, io ho grande rispetto del sistema perché di reclusione, però la questione è che non è adeguato, non ha gli strumenti per raggiungere gli obiettivi che si prefigge. Allora, un esempio per tutti, perché voglio essere anche molto concreto. Paolo, un giovane che 7 anni fa arriva in regime di semilibertà, dopo aver scontato 15 anni di galera perché era stato condannato per furto, rapine, perché fin da 17-18 anni ora era l'autista, ora era il palo di questi, insomma, criminali che usavano un ragazzino per compiere questi reati. Bene, ventenne, viene arrestato, si sconta 15 anni di galera, perché chiaramente paga per tutti, in un certo qual modo, cioè non può parlare perché chiaramente significherebbe rischiare la vita, dice, si, insomma, addossa ogni responsabilità, sconta la pena, fa 5-6 anni di misura alternativa con noi, quindi dalla semilibertà passa poi pian piano all'affidamento in prova, e poi praticamente una volta scarcerato, proprio perché la restituzione di dignità significa anche permettere, dare i beni strumentali, ed è l'altro pezzo che ci prefiggiamo attraverso la nostra comunità. E dare i beni strumentali significava dare i beni strumentali per far sì che Paolo potesse avere un lavoro. Riusciamo a creare una cooperativa, lui è responsabile, ha una cooperativa di manutentori e giardinieri, con grande passione inizia a lavorare. Acquistiamo l'auto, acquistiamo tutti i mezzi agricoli, ora stiamo lavorando per realizzare anche un nuovo spazio riqualificato per accogliere tutta l'officina e quindi la sede della cooperativa. Bene, arriva una condanna per un reato di 19 anni fa, cioè lui gli è stato imputato per un viaggio in Argentina, un capo di accusa di traffico di droga, anche se di fatto poi lui non è stato trovato mai con un grammo di droga, insomma, non voglio scendere nei particolari, però di fatto erano delle ipotesi che, visto che lui era una persona che aveva scontato 15 anni di galera, erano delle ipotesi provanti. Bene, questo giovane che si era fatto 15 anni di galera, 7 anni, grosso modo, di misura alternativa, quindi inserito nel mondo lavorativo con una dignità straordinaria, cioè io gli affidavo di tutto, ritorna in galera da 3 mesi in galera. Perché dico questo? Perché noi pensiamo a un processo di comunità, un processo comunitario, un processo di riscatto che deve essere a 360 gradi perché è un processo sistemico. Noi non possiamo lavorare per segmenti, non possiamo pensare bene, lavoro ora con i bambini e mi perdo di vista come dire, i genitori, l'adulto, o mi perdo di vista la persona che esce dal circuito penale. No, abbiamo bisogno di, se realmente crediamo in un processo di rigenerazione, abbiamo bisogno di un lavoro sistemico. Bene, quando iniziano ad avviare un processo che va all'inserimento lavorativo, ecco che accade qualcosa del genere. E quindi chiaramente potete intuire la complessità all'interno della quale ci muoviamo, non soltanto noi, ma chiunque cerca e lavora in tutta Italia e non solo all'interno di contesti detti periferici. Ma torniamo quindi al punto, perché altrimenti mi animo e insomma perdo il filo del discorso. Allora, riqualificare la fattoria per noi significava restituire alle persone la dignità di uno spazio di aggregazione, uno spazio di socializzazione, ma di vita buona. Allora, nulla è scontato in una periferia. Nel nostro rione si concentra all'interno di una famiglia, pensate, una problematicità, una complessità che io in altri posti ho trovato dipanata, insomma, all'interno di 4-5 famiglie, cioè si concentra perché problematica chiama problematica. Quindi l'elementarità di avere uno spazio di aggregazione, non soltanto per i piccoli, ma uno spazio che vede
l'aggregazione tra piccoli e grandi, tra generazioni, intergenerazionale, che vede la possibilità di partecipare a un evento ludico, teatrale, circense, i genitori insieme ai propri bambini, diventa un'opportunità straordinaria, perché quella che chiamiamo alfabetizzazione emotiva, interazione, interscambio, accudimento, se non parte dalla vita, da dove? Perché le nostre famiglie vivono in pochi metri quadri e sono famiglie numerose, almeno quattro figli. Alle volte arrivano a 7 o a 8. Quindi come chiedere a un nucleo familiare così composito in uno spazio e con strumenti così esigui di poter rispondere a tutti i bisogni di accudimento e di interazione? Facciamo teoria. Quindi la fattoria comunitaria oggi, ad esempio, c'ha il circo sociale, quel circo, quel tendone dove risiede un collettivo di artisti circensi, ma tanti altri che accogliamo in residenza durante l'anno, dove è possibile, prima di tutto, confrontarsi con persone che girano altri luoghi e poi hanno anche una indole e una capacità, una sensibilità artistica che diventa di grande interscambio e ricchezza. I nostri bimbi e la nostra gente che è molto sensibile, attenta, come dire, a questa spontaneità immediata che permette una buona sintesi, una buona interazione, ma soprattutto permettiamo di veicolare cultura, vita buona, pensiero, modi di stare insieme senza dover ora fare chissà che, ma stando a contatto con la natura, perché è una fattoria, ora prendendosi cura degli animali, ora stando a raccogliere un po' di ortaggi oppure delle erbe aromatiche, cioè stando lì, c'è pure un parco gioco, a condividere. Questo per noi, ad esempio, è quello della componente artistica, è un elemento molto importante perché ci apre alla dimensione della bellezza. Riqualificare i luoghi per noi ha significato far sì che i luoghi potessero esprimere la loro bellezza e quindi la decorazione murale dei prospetti oppure delle vie di transito del quartiere, permettendo alle persone di scegliere i soggetti del proprio prospetto, no? E quindi vedi pian piano crearsi questi disegni, questi colori. Diceva Ambrites anni fa: ma perché un muro grigio? Cosa mi dice un muro grigio? Io ho bisogno di dare colore alla mia città, alla città che abito, è vero. Quindi colorare, poter personalizzare, poter dare voce anche alle pareti di una casa, significa anche restituire il processo comunitario, restituire processo, quel paesaggio esteriore che riflette il paesaggio interiore e viceversa. Quindi pensate anche i vari locali della parrocchia dove normalmente succede un mondo, cioè i bambini iniziano col potenziamento scolastico, poi fanno i laboratori, poi arriva il gruppo di catechismo, poi arriva il gruppo Narcotici Anonimi, cioè c'è di tutto in quelle, ma hanno nelle pareti che so, esposti dei quadri con una mostra temporanea che man mano viene sostituita, cioè abbiamo la possibilità di trasmettere bellezza in tantissimi modi, in primo luogo prendendoci cura del creato, dell'ambiente, proprio perché da Nessino ha una vocazione anche rurale, campestre, ha dei campi molto grandi, quindi il creato, i colori e l'azione dell'uomo che inizia a essere un'azione di cura e non di svilimento, non di sfregiamento, non di abbandono. Quindi questo inizia a essere una cornice in cui percorrere, condividere un processo di rigenerazione. Però attenzione, non dobbiamo dare mai nulla per scontato. Dicevo già prima, creare lo spazio della fattoria comunitaria diventa rispondere a tanti bisogni. E ancora, noi potremmo e potevamo, in modo dottrinale, trasmettere dei sogni ai bambini, che so, il sogno di poter frequentare la scuola superiore, che per noi già è un grande successo, a qualcuno addirittura all'università, abbiamo il primo giovane della piazza, da Risini, che frequenta l'università. Però attenzione, tutto questo
se non è incarnato, se non è contestualizzato, potrebbe procurare una grande frustrazione, perché se i bimbi non hanno gli strumenti e quindi i genitori per custodire un progetto di vita, cosa accade? La frustrazione poi diventerà rabbia, diventerà scontro, conflitto, diventerà devianza, diventerà quant'altro. Il punto di partenza per noi è stato creare una biblioteca di quartiere, perché come fanno tanti bambini in una casa a studiare? Casomai ne avessero la voglia, insomma. Cioè, in pochi metri quadri cioè l'uno disturberà l'altro. Quindi la biblioteca di quartiere, dove chiaramente un'equipe di educatori dal lunedì al venerdì, abbiamo anche i giovani del servizio civile, insomma, accompagnano i bimbi, i ragazzi, gli adolescenti, ora in quello che è un percorso di potenziamento scolastico, quindi i laboratori espressivi per conoscere se stessi, avere proprio un'alfabetizzazione, un'educazione emozionale e quindi poter farci qualcosa con quello che sentono e vivono. Tutto questo diventa possibilità di espressione e di espressione inedita della propria vita. Quindi la biblioteca di quartiere, i vari strumenti, cioè se non hai delle doti educative per permettere loro di accedere alla scuola, loro si vergognano ad andare a scuola perché magari hanno le scarpe rotte o magari mancano i quaderni, i libri, magari le maestre e i professori li rimproverano perché insomma non hanno portato e non hanno i libri o i quaderni. Quindi di fronte a questa umiliazione il bambino o reagisce o si chiude o comunque inizia a essere sempre più evitante per non andare a scuola. I genitori magari lo comprendono e si rassegnano, quindi diventa un processo che viene chiamato dispersione scolastica. Benissimo, parliamone. Cioè, dispersione scolastica, ma qual è il momento? Cosa sta alla radice? Qual è la problematica? E vi faccio un altro esempio per dire di come la complessità di un processo di rigenerazione urbana ha bisogno di anche di una grande resistenza, resistenza nel senso di resisto a quelle che sono, le forze antagoniste che vorrebbero impedire questo processo. E qualcuno penserebbe, ma la forza antagonista principe è la criminalità. No, la forza antagonista principe è uno stato di abbandono socio-politico. Vi faccio l'esempio altro. E poi c'è anche la criminalità, però quella viene dopo. E vi faccio l'altro esempio. Allora, diversi tavoli di concertazione con la nostra amministrazione per il recupero di questo asilo nido. E 5 anni fa, un comunicato stampa del comune dice che l'asilo nido sarebbe stato abbattuto per creare un bel giardino. Ma noi di giardini ne abbiamo tanti. Abbattere il presidio sociale più importante del quartiere. Abbiamo iniziato un'azione di resistenza civile ferma. Perché? Pensate, ecco, leggere in modo processuale. Quando si parla di dispersione scolastica, noi dobbiamo anche intuire da dove vengono i nostri bambini. Se i bambini nella primissima infanzia sono per strada, vivono per strada, loro nell'arco dei primi 3 anni, sapete, i primi 1000 giorni sono come dire, una fase per la crescita di grandissima importanza, anche proprio per le reti neuronali, cioè per quella che è la capacità anche di fronteggiare il quotidiano, esplorare il mondo. Ricevono tantissimi stimoli, hanno una grande capacità di problem solving, però di fatto è chiaro, quando arriveranno a 6 anni, in prima elementare, secondo una metodica frontale dove devono stare seduti per 4 ore, appoggiati a un banco per ascoltare una lezione e quindi scrivere, cioè dopo 10 minuti, però si annoiano, dico, ma dobbiamo smontare cosa dobbiamo costruire? Nulla. E iniziano a smontare il banco, ora il termosifone, cioè iniziano ad adoperarsi per funzionare secondo il loro modo affettivo, emotivo, di competenza. E man mano che si sentono svalutati, sono fuori nei corridoi, quindi saranno a socializzare con tutto il personale, a scherzare, fino a quando inizia pretutto, ecco, altro tema, la medicalizzazione della cura. Cioè noi abbiamo pensato perché si risolve tutto il problema con una diagnosi, quindi i nostri bimbi sono diagnosticati come iperattivi, alcuni addirittura vengono pure sedati.
Cioè, allora, queste sono modalità criminogene, ecco, di trattare le questioni. Ma proviamo a fare la lezione in un altro contesto e vediamo cosa succede. O ancora, proviamo a restituire al quartiere l'asilo nido e vediamo che succede. Proprio per questo motivo noi abbiamo iniziato quest'opera di resistenza e quando, diciamo, l'escamotage del comune per avvalorare l'abbattimento dell'asilo nido era quello di non avere un progetto tale che potesse dichiarare l'adeguamento alla normativa antisismica, noi abbiamo detto, bene, il progetto lo produciamo noi, ci siamo attivati come comunità educante territoriale, non parlo soltanto della parrocchia e delle associazioni proprio che abbiamo creato all'interno della parrocchia, ma della comunità territoriale c'è un altro polo educativo nella parte alta del territorio, il centro TAU, un polo all'avanguardia. Abbiamo detto, bene, noi dobbiamo produrre il progetto, abbiamo interpellato un grande ingegnere che era il rettore appunto dell'università di ingegneria, quindi abbiamo pagato sì 40.000 euro grazie anche al supporto di diverse fondazioni, ma all'inizio ci siamo messi noi dinanzi, come a dire, bene, a costo di fare debiti, ma il progetto dobbiamo presentarlo. Bene, il comune l'ha recepito, quindi è stato sponsorizzato, diciamo, tutto il progetto che era stato già approvato dalla parte, insomma, cioè c'era già uno stanziamento di 3 milioni di euro per questo asilo che sarebbero stati distratti altrove. Quindi, insomma, per farla in breve, a novembre, quindi fra un mese, ci sarà consegnato l'asilo nido. L'asilo nido, restaurato sarà riconsegnato al quartiere e quindi ai bimbi. Bene, questo perché lo sto a sottolineare? Perché il processo di rigenerazione ha bisogno di resistenze su quelli che sono i punti vitali, i punti cardine di sviluppo, di crescita, di implementazione di quello che deve essere, insomma, un progetto, una visione che non può concentrarsi nell'immediato. Magari qualcuno avrebbe detto: sì, nell'immediato possiamo, come dire, goderci un bel giardino in piazza, ossigeno, magari qualcuno, insomma, con qualche radical chic, perché oggi si tratta anche di questo, fare le periferie anche in luogo della vetrina, radical chic, fregiarsi di chissà quale opera in un giardino senza rispondere al reale bisogno. Se questo fosse accaduto, noi avremmo visto trasformare tutto il quartiere in una favelas nell'arco di pochi anni, tutto il suo pubblico, compreso il giardino, sarebbe stato occupato da case precarie, edilizia informale, insomma, e quindi non ci sarebbe stato più nessun processo di rigenerazione possibile. Allora, questo lo sto dicendo proprio perché, però poi avviamo anche il dibattito, il confronto, perché è necessario guardare in modo sistemico tanti aspetti, l'umano e il luogo. Cioè tu hai bisogno di fare in modo che il territorio possa diventare un territorio che risponde ai bisogni. Parlavo dei beni comuni, restituire e riqualificare beni, un po' l'ho scritto anche di piano che si riprendeva all'inizio, beni abbandonati, buchi neri nella città, ma che possono diventare luoghi a servizio della comunità, beni comuni. Nella cultura del bene comune c'è tanto, perché oggi si lavora molto sulla privatizzazione. Come dire, il processo antagonista su cui lavoriamo invece è proprio quello di passare dal privato al pubblico, cioè fare in modo che i luoghi possano diventare luoghi condivisi. E quando un privato mette a servizio, a fronte per gli altri, un proprio luogo, l'altro è chiamato a fare lo stesso e quindi si può creare una comunità di comunione, una, chiamiamola economia circolare, una comunità dove ciascuno può dare e può mettere del suo. E quindi pian piano è nata la fattoria sì, quindi la biblioteca di quartiere, il cortile del Buon Samaritano, che è un cortile dove facciamo accoglienza, dove c'è anche un poliambulatorio di quartiere, ma il borgo sociale. Pensate a questo borgo che siamo riusciti a recuperare attraverso l'apporto di Fondazione Anzi Mutti di Milano, che ha visto, ha creduto, pensate, dovevano venire da Milano per credere nella, come dire, significatività di quest'opera. Ci ha permesso di ristrutturarlo, erano ammalorati insomma le varie case, creando al primo piano tutta una
residenza ora per il turismo sociale, quindi quelle persone che vogliono conoscere Palermo dal di dentro. Quindi cambiare punto di vista significa anche riscoprire ciò che prima era tacciato di invisibilità, invece come luogo che ti permette di conoscere la città. E allora dal di dentro questi turisti vengono, stanno lì a un B&B, ma vengono poi scendono giù e c'è l'Emporio, quindi vengono a gustare i preparati della nostra gente, oppure prima del Covid avevamo iniziato anche a far pranzare all'interno delle famiglie della piazza questi turisti, o ancora scendono in fattoria a raccogliere degli ortaggi o a parlare con la gente che insomma sta lì a condividere il proprio quotidiano. E questo diventa una complicità, un interscambio di bellezza, di ricchezza umana, che quella competenza, quel patrimonio tacito, che spesso rimane misconosciuto, ma che diventa la vera ricchezza di una città. Quindi l'invisibile che diventa visibile diventa anche portare fuori in emersione una ricchezza, una bellezza che altrimenti non riceverebbe nessun valore, proprio perché c'è molto perbenismo anche nella visione, nell'ottica, insomma, molto omologante delle nostre città. Va bene, questo borgo sociale al piano terra quindi c'ha delle attività sociali, quindi sopra il turismo sociale, giù abbiamo ora il villaggio per crescere che accoglie la prima infanzia, ora l'Emporio, ora ancora gli scout che si incontrano, o un ufficio di progettazione, perché chiaramente dovevamo lavorare sulla progettazione e quindi curare la start-up di microimprese per restituire la dignità di un lavoro alla nostra gente. Il nostro percorso quindi va dalla culla, dalla primissima infanzia, al lavoro, ma direi ancora oltre il lavoro, va dalla culla alla cittadinanza, cioè ad essere pienamente cittadini attivi che partecipano alla vita sociale, e il lavoro comprendiamo bene come è una dimensione necessaria. Quindi, attraverso il nostro gruppo di progettiste, cerchiamo di pensare, riflettere in base alle competenze delle persone per curare la start-up di piccole imprese. È nata questa cooperativa di manutentori e giardinieri, che ha anche un'azione rivolta al riciclo artistico, quindi le stampanti 3D che realizzano dei manufatti. Noi abbiamo molto, come dire, proprio perché sappiamo quanto è importante la riappropriazione di ciò che veniva scartato, no? E quindi la seconda vita. Le persone che hanno una misura alternativa alla detenzione recuperano la loro vita e la riscoprono, ma anche gli oggetti che sono scartati, in questo caso la plastica, viene triturata e si fanno degli oggetti con la stampante 3D. Quindi pian piano si avvia anche un processo virtuoso con le cose, ma che anche sempre con una modalità simbolica recupera quello che accade all'interno delle persone, alle persone. Pensate, giusto faccio una delle tante cose. Questa è una bottiglia. C'è il tappo, una bottiglia, e i bambini fanno queste opere. Queste sono le cose, cosette che fanno, però chiaramente qua, ma le fanno anche lì, altrettanto belle. Cioè, fanno dei fiori da con cui decorare in balconi o da portare a casa, per dire. Uno dei tanti esempi, giusto perché ciò che è scartato, invece, pensare quanto è preziosa questa immagine, può avere una seconda vita, una seconda possibilità di bellezza, di decoro. E se questo poi lo rapportiamo all'umano, ecco che viene recuperata quella dimensione di visibilità, non da vetrina, ma visibilità in quanto dignità delle persone. E ultimo passaggio, e poi vorrei anche dare spazio a domande, insomma, interlocuzioni, se no faccio solo un monologo. L'ultimo passaggio, credo importante, è quello che stiamo vivendo, creando un villaggio circolare. Non abbiamo proprio tutti i soldi, però già, grazie a Fondazione Azimut e Fondazione Peppino Vismara, i lavori sono iniziati. Abbiamo acquistato 1.000 metri quadri di seminterrato che è accanto alla nostra chiesa, e lì realizzeremo tutta una serie di officine. Sarà accolta la cooperativa, poi un'altra impresa sociale, poi le donne del quartiere ci abbiamo comprato i forni e gli attrezzi, realizzeranno un laboratorio di ceramica. Abbiamo già un artigiano che lavora in legno, un liutaio, e quindi un altro
Bottega degli Artigiani, quindi c'è un artista molto bravo, Igor, che si occupa di street art, ma con una competenza molto nel processo educativo. Bene, tutto questo è anche un'area di co-working dove si starà lì per lavorare insieme, ma al contempo si potrà anche mangiare perché c'è un'altra piccola impresa che attraverso le cucine su ruote sta partendo, insomma, attraverso i nostri ragazzi che si stanno diplomando all'alberghiero. Bene, tutto questo che vedrà un processo circolare dove tante officine insieme, oltre che dei luoghi un po' più ludici, come ad esempio anche una palestra, stanno lì a condividere e ciascuno potrà trasferire competenze, buone pratiche all'altro. Quindi le sale macchine saranno in comune, chiederemo a tutti coloro che abiteranno questo luogo la capacità di sottoscrivere la nostra carta etica e quindi di condividere talenti per far sì che la crescita dell'altro sia resa possibile e tutto questo diventa un processo virtuoso, cioè diventa un processo dove il bene dell'uno contamina, contagia il bene dell'altro. Allora, sono, come dire, percorsi, sono incipit, che cercano di cogliere come quella che chiamiamo, ecco, visione dal basso, quindi partecipazione dal basso, sia qualcosa di molto concreto. Noi dal basso guardiamo, ma dobbiamo guardare insieme perché se rimaniamo da soli, individui separati, cioè non riusciamo a riconoscere, a vedere, cioè, perché i sogni implodono, i sogni. Chiaramente mi rendo conto anche che non tutto è rose e fiori. Racconterei un idillio, un'illusione, non è così. Vi faccio anche un altro esempio, un giovane che si era riscattato, un ragazzino che aveva un grande talento teatrale, aveva addirittura fatto da attore protagonista per un film che ha avuto grandi riconoscimenti in tutto il mondo. Tornando, questo giovane che aveva 16 anni, è stato preso in giro dagli amici di sempre, coetanei, perché parlava correttamente l'italiano, aveva studiato e quindi a un certo punto si è sentito spersonalizzato, cioè come a dire, il rischio di perdere l'identità, rimanere solo. E poi c'erano anche delle fragilità a monte rispetto alla famiglia, quindi il senso di appartenenza era molto importante, quindi a quel punto ha deciso di mollare e poi insomma è finito in un percorso criminogeno, è stato arrestato, ora no, sta lavorando, ha ripreso in mano la vita, però ecco, dico questo per cogliere come non è scontato, non è facile, non è semplice, perché la vita di chi cresce in un contesto periferico è una vita che comunque è sottoposta a prove, a fatiche, allora c'è bisogno di una forza comunitaria, un senso di appartenenza al positivo che riesca a contrastare tutte le forze antagoniste, perché altrimenti, insomma, il rischio è quello di rimanere soli e quindi cedere, cioè non esprimersi. Bene, questo in sintesi è un po' qualcosa, un assaggio di quello che stiamo sperimentando. Spero di aver avuto una organicità nel descrivere, però ecco, vi invito a fare qualche domanda, magari per approfondire alcuni aspetti, giusto per così avere una visione ulteriore. Grazie comunque già dell'ascolto.